Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questa è Music Destination e oggi a tenerci compagnia c'è Tiziana Raciti. Ciao Tiziana! Ciao, ciao Web TV! Allora Tiziana, noi partiamo sempre con la domanda, come dire, per rompere un po' il ghiaccio ma anche per conoscerci un po' meglio. Chi è Tiziana, artista ovviamente, ma anche Tiziana di tutti i giorni, noi siamo molto curiosi. Vabbè, Tiziana di tutti i giorni è... una donna normale, semplicissima, che vive di quotidianità, investe se stessa con la musica. Canto da quando ero una bambina, adesso sono più cresciutella, però continuo a voler trasmettere emozioni, se riesco in più modo, con la musica. Senti, quindi possiamo dire che la tua, come dire, la tua chiamata, io un po' la definisco così, nel mondo musicale è arrivata quando eri molto piccola, insomma. Sì, infatti ti dicevo che io praticamente sono cresciuta con la musica, perché fin dall'età di 6 anni io cantavo e ballavo a casa, stavo mai ferma, sempre cercando di ascoltare canzoni e interpretarle. Mia madre e mio padre da lì decisero di farmi fare un provino per dei festival che qui nel mio paese organizzavano sempre per i bambini, e da lì infatti è cominciata la mia strada, diciamo, artistica, perché da quando ho cantato il palcoscenico non l'ho più lasciato, anche se magari ci sono stati degli anni in cui sono stata meno attiva per via di altri motivi, per problemi di salute dei miei genitori, però non ho mai trascurata, anche se non lo facevo esternamente, però a casa sempre mi procintavo a cantare, a studiare, a migliorarmi, a perfezionarmi e a portare avanti questa mia dote che mi curo dall'infanzia. Senti, oggi stiamo vivendo un grande caos, diciamo così, dal punto di vista musicale, no? Sia da parte di chi ascolta, ovviamente, ma anche da parte di chi fa musica. Sono arrivate le piattaforme, non ci sono più, come dire, i supporti fisici, no? Le cassette, i dischi, ormai tutto quanto digitale. 60 milioni di brani su uno smartphone, è impensabile fino a qualche anno fa, no? Oggi non è facilissimo fare il musicista, cioè fare la cantante, c'è tanta roba da ascoltare. C'è tanta roba, è cambiato tutto, anche, non lo so che ti posso dire, c'è molta concorrenza, ormai tutti si dilettano, i computer ci hanno stravolto, i telefonini, i media, insomma, è cambiato molto, secondo me anche un tantino in peggio. Permetti, perché una volta era facile anche, non lo so, farsi le seratine con i veri musicisti che ti suonavano proprio dal vivo, i musicisti che studiavano, come i cantanti che studiavano. Adesso tutti si dilettano a suonare, a cantare così. Insomma, ci sono dei pro e dei contro. Io vedo che si è perso un po' anche l'arte propria dello studiare, del suonare, perché molte cose si vanno a fare ormai, ci sono tutte le basi, nessuno suona più dal vivo, sono pochi i compositori veri e propri, arrangiatori, che conoscono proprio il pentagramma, che si mettono lì a studiare, a fare la nota dal vivo. Questo secondo me è stata una perdita molto forte.
Senti, noi ci prendiamo invece una piccola pausa musicale, ci ascoltiamo il tuo nuovo singolo Melody e poi ne parliamo. Every time I see you, it's like hundreds of people start into my heart. Every time I miss you, it's like eyes that they see enter my soul. Every time I feel you, it's like hundreds of notes enter my head. Every time I touch you, it's like thousand emotion enter my skin. There is only one alibi. In our dream we don't need to hide. There is only one alibi. Melody in every single word I speak. It can wire your heart, makes me be. To the melody in every single word I speak. Every time I see you, it's like hundreds of people start into my heart. Every time I miss you, it's like out of the sea enter my soul. Every time I feel you, it's like hundreds of notes enter my head. Because I really need you, but we don't know it's for below. There is only one alibi. In our dream we don't need to hide. Just close your eyes, just sing with me in a sweet symphony. Siamo di nuovo in diretta qui su Web Live TV, siamo con Tiziana Raciti, Music Destination. Abbiamo appena ascoltato Melody, il tuo nuovo singolo. Parlaci un po' di questo brano, come arriva? Ecco, Melody, vedi, arriva dall'idea di un bravissimo cantautore del nome Fabrizio Clementi, è un cantautore palermitano, autore di brani pazzeschi, che più di un mese fa mi ha mandato questo meraviglioso brano e appena l'ho ascoltato ho detto: caspita, questo è un brano pazzesco, perché no, lo voglio fare mio. E quindi da lì è nata l'idea di questa collaborazione, di questo progetto, di in breve tempo insomma, sta lì, in breve tempo l'abbiamo accurata e fatta uscire su tutte le piattaforme. Ha avuto uno slancio abbastanza positivo perché in 20 giorni ha superato più di 17.000 visualizzazioni su YouTube e poi ha avuto tanti riconoscimenti, tanti apprezzamenti, insomma, da tutto il mondo. Senti, com'è il tuo modo di interpretare le canzoni? Cioè, non è facile interpretare, no? Oggi va molto di moda il cantautorato, è tornato un po' in auge, no? Lo vediamo anche nei talent, molti vanno con il proprio pezzo inedito. C'è meno interpreti in questo periodo storico musicale. Noi in Italia ne abbiamo avute di clamorose, dalla Bertè alla Oxa, insomma. Com'è interpretare un brano scritto da un'altra persona? Non è semplice, non è facile. Io penso che per me cantare non è cantare, ma è interpretare, perché trasmettere, interpretare un po' come quasi recitare. Devi sentirli i brani per poterli far tuoi a 360 gradi, così che puoi arrivare più facilmente al pubblico. Interpretare brani degli altri
Non è semplice, però ho avuto io un paio di collaborazioni, e questo paio di collaborazioni, oltre a Fabrizio, ho avuto anche un'altra collaborazione con un'altra bravissima cantautrice, che hanno saputo captare proprio il mio espressione e hanno centrato, perché a me, io quando canto sono molto grintosa, ho bisogno dei brani che proprio trasmettono espressione. Questi brani che mi si sono stati dati hanno centrato, perché me li sento sulla pelle. Però non è facile proprio capire l'interprete, se, perché non è che un brano valga l'altro per ogni cantante o interprete. E diciamo che Fabrizio è stato molto bravo a captare la tipologia del brano che poteva vestirmi a pennello. E qui... E qui appunto dico, quando nascono quelle collaborazioni, insomma, in cui tutto funziona, c'è poco da fare. Sì, infatti, ci deve essere quella sintonia, quella cosa, e fortunatamente con Fabrizio c'è stata, perché tuttora c'è molta sintonia, ci capiamo, riusciamo ad allacciarci con le stesse idee, e questa è una cosa molto bella, perché la musica veramente unisce le persone, soprattutto quando lo si fa con amore. Senti, siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata. Le ultime due domande di rito, le più importanti probabilmente. Sappiamo che nel cassetto di ogni cantante c'è sempre qualcosa in preparazione, se così vogliamo dire. Nel tuo cassetto che c'è? Allora, intanto, in anteprima, ti do una bella notizia, visto che siamo prossimi. Dal 19 gennaio uscirà la Melody in versione remix, quindi è un'altra versione tutta remixata, molto dance, da un'idea del bravissimo DJ Dino Gemmanò, che ha voluto arrangiare questo brano in maniera dance ed è fantastica, senza nulla togliere alla Melody originale. Sono due versioni distinte e separate. Anzi, colgo l'occasione anche per ringraziare il bravissimo arrangiatore della Melody, quella che attualmente avete sentito, che si chiama Loris Federici. Però questo brano, che uscirà il 19 gennaio, è stato remixato da Dino Gemmanò ed è fantastico. Quindi vi invito anche ad ascoltare e a collegarvi dal 19, già la troverete su tutte le piattaforme. Senti, invece, per i nostri amici ascoltatori che vogliono appunto seguirti, ma soprattutto ascoltarti, dove e come ti trovano? Mi trovano su tutti i digital store, intanto, con i miei brani inediti e anche delle cover, e poi anche su Facebook, su TikTok, su Instagram, basta cercare Tiziana Raciti e insomma... mi possono seguire dove vogliono loro. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Tiziana, fatelo, perché, come diciamo a Roma, è gagliarda e tosta, quindi ascoltate la sua musica e condividete il suo lavoro. Tiziana, grazie per averci fatto compagnia. Grazie a voi, grazie, grazie. Complimenti vivissimi, vi seguo sempre. Linea alla regia.